Il matrimonio fra la conduttrice e l'ex calciatore sarebbe arrivato al capolinea, emergono nuovi dettagli, ci sarebbero in mezzo anche delle corna. La fine di un'epoca. Sono ore molto dure queste per gli inguaribili romantici, visto e considerato che, a quanto pare, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano sembra essere al capolinea. Si fanno sempre più insistenti infatti le voci secondo cui Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a dirsi addio. E per i bene informati la relazione sarebbe finita ormai da parecchio tempo. Delle prime avvisaglie della crisi ne ha parlato qualche ora fa Dago Spia, in un articolo che ha fatto rapidamente il giro del web. Nel pezzo si parlava di un furioso litigio mentre i due coniugi si trovavano in gita al lago di Castel Gandolfo. Una lite che sarebbe in qualche modo stata una goccia che ha fatto traboccare un vaso pieno ormai da diverse settimane. Proviamo dunque a rimettere insieme i pezzi del puzzle. Nei giorni scorsi, il pupone ha festeggiato i suoi 45 anni senza la moglie accanto. Nel frattempo, Ilary Blasi commentava in una recente intervista che tutto può finire, una frase che aveva insospettito molti. Ad onor del vero, la conduttrice qualche giorno fa, ospite di Michelle Impossible, si era lamentata del fatto che i giornali parlano di crisi con il marito ogni volta che non pubblica una foto in sua compagnia. Eppure, nonostante questa mezza smentita in TV, sembra che Ilary Blasi e Francesco Totti siano effettivamente ai ferri corti. A darci qualche ulteriore indiscrezione sulla fine del loro rapporto è il Corriere della Sera, sul numero uscito quest'oggi leggiamo infatti di una brutta storia di corna, per di più reciproche. Thank you.